Ciao, io sono Caparezza e vengo dalla Monnezza. Nuova carriera su PES. Diventa un mito, anche se il Capa è già un mito. Ma quale nazionalità? Io vengo dalla Luna. Ma mettiamo Italia proprio perché sennò poi scassi il cazzo con la nazionalità. Contento adesso? Ora proviamo a trasformarci in un Capa bello e forte. Dove cazzo sono i capelli di Caparezza? Non ho detto che voglio quelli del suo batterista Marianna è incinta. Eccoci finalmente. Grazie PES. Per tutti questi capelli che ci dai, la differenza di FIFA che sono tutti uguali e fanno più schifo di tua nonna mentre si fa la doccia. Ma perché il pizzetto del capa fa così schifo? Uffa. Potevi anche farlo più lungo, brutta merda senza mezza licenza. Il capa è 1,85 m per 65 kg. Minchia frate. Sembra una foglia, pensa se fosse stato vegano. Adesso scazziamo un pochino, tanto di corpo mica deve essere uguale, se no che palle facevo prima a importarlo, invece mi diverto. Ecco fatto, cazzo sembra un riccio, neanche al capa di verità supposte me lo vogliono far somigliare queste merde. Ma noi andiamo avanti uguale. D'altro canto Ribery gioca senza burca, allora possiamo farlo anche noi, mettiamogli anche qualche polsino e scaldamuscoli, tanto l'abito non fa il monaco, e provate solamente a nominare un monaco al capa che vi ritroverete a pecora con un bastoncino di pino su nel culo. Anche se snobba le firme perché fa musica a non defile e noi gli mettiamo uguale le scarpe della Nike, tanto non me ne frega un cazzo, le scarpe di peso del mercato le mettete voi poveri, mi ero dimenticato il nome. Chiamarlo Michele Salvemini non serve a un cazzo, facevo prima a chiamarlo Matteo Salvini, quindi si chiamerà Caparezza e basta. Nel nome della telecronaca metteremo Adriano perché so che siete stronzi e poi mi rubate l'idea e il video, quindi si chiamerà Adriano. Giochiamo come seconda punta, tanto per la squadra in cui andremo potremmo pure fare il portaborace. Mamma mia come siamo belli. Sembra che Diego Perrone ci abbia appena ruttato in faccia dopo aver mangiato mezzo chilo di cipolle. Ma di che parliamo? Vediamo adesso in quale merdosa squadra ci metteranno. Tanto con la sfiga che c'ho farò il panchinaro a Benevento al massimo. Che palle, nei PES precedenti potevi scegliere tra due o tre offerte di quadre e invece questi qua per risparmiare ti scelgono la squadra, uffa. Vediamo dove ci hanno mandato a giocare. Nell'Udinese, molto meglio però per un terrone come il capa dovevano mandarmi a giocare nel Crotone, che palle.
Tanto qua quel tirchio di pozzo mi venderà per una televisione e tre noci alla Feralpi Salò dopo due o tre partite giocate bene. Minchia, addirittura la conferenza stampa. Ronaldo alla Juventus è stato trattato peggio. Non sapevo l'Udinese avesse i soldi per permettersi tutto ciò. Speriamo ci mettano un amichevole, se no che palle, non ho mai giocato a PES controllando un giocatore solo e potrei tranquillamente mandare a puttane le prime partite perché già sono scarso e questa merda non mi fa allenare. E subito giochiamo contro l'Inter, speriamo vada bene perché se no giuro torno a Molfetta a dar da mangiare ai polli in calore. Sti stronzi manco mi fanno giocare. Bene, si perde subito, se il buongiorno si vede dal mattino siamo una squadra fortissimi, tanto io che cazzo ci sto a fare qui? Facevo prima ad abbonarmi alla tribuna VIP del Bari, tanto i soldi non mi mancano, questo tempo avanza più lento che tra un mio album e un altro. Merda. Ma quale nazionale, ha più probabilità Buffon di vincere la Champions che andare in nazionale io? Adesso cambiamo il numero perché il 9 mi sta sul cazzo, come Higuain e Icardi. Voglio il 7 di Sanchez e di Ronaldo, così sono io il nuovo CR7. Caparezza 7, come sono spiritoso, vero? Il Real Madrid compra Van Nistelrooy, più vecchio di mio bisnonno, e noi che ancora giochiamo con Evandro e Evangelista, mamma mia, nel campionato dilettanti avrei avuto compagni più forti. Se non mi fai giocare nemmeno la seconda partita ti giuro che lo stecco di pino lo infilo nell'orifizio anale dell'allenatore e ci cuocio lo spiedino col calore delle scoregge. Se non mi fai giocare manco col Verona vuol dire che la nostra carriera non serve proprio ad una sega. Non serve che tu mi scriva che ho cambiato numero di maglia, testa di cazzo, non sono ebete come te. Oh che bello. Almeno in panchina ci andiamo, mi sento emozionato mister, grazie mille. Questo arbitro è un fottuto daltonico, come posso usare la maglia bianconera e blu contro dei gialloblu, ma siccome capisci meno di FIFA ci può stare. Almeno in questa carriera abbiamo una grafica che attira più ragazzi di una quindicenne a gambe aperte. Perché in queste cose è molto più avanti di FIFA, però cazzo hai pure i giocatori che si rigenerano, quelli te li potevi risparmiare un tot. Adesso sto zitto perché vogliamo sentire questo fenomeno di Caressa che parla, parola a Caparessa. Ah, come sono simpe. La partita di oggi è tra Verona e Udinese. Sono Fabio Caressa, qui accanto a me Luca Marchegiani. Tutto pronto, non vediamo l'ora di raccontarvi le emozioni di questa gara. Un saluto a te Fabio e a tutti i telespettatori. Spero di assistere a una partita piena di gol e spettacolo. Partiti. Oddio. 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 Minchia. Mi stava per prendere un infarto ma per fortuna abbiamo un super portiere a cui Buffon, Donnarumma e De Gea farebbero volentieri una sega a quattro mani. Finalmente ci fanno entrare in campo. Minchia quanto siamo belli, dove stanno i fotografi? E che cazzo, partita più inutile di Cesena-Palermo giocata di lunedì sera. E che cazzo, qua manco un gol. Sicuramente se quell'allenatore di sta minchia mi avesse fatto giocare di più ci avrebbe pensato il capo a far vedere chi comanda. Cazzo. Almeno il 6 ce l'hanno dato sti stronzi, proprio perché era l'esordio. Siamo tredicesimi, posizione media dell'Udinese però cazzo, 0 gol segnati in due partite. Credo neanche il Milan così. Non me ne frega un cazzo del miglior giocatore UEFA, quando sarò forte come Messi allora se ne riparlerà brutta merda puzzolente. Speriamo col Torino almeno di fare una partita degna di Caparezza, se no vado a fare irruzione alla casa della Konami e soffoco tutti i produttori facendogli pippare Wasabi. Non voglio vedere le maglie. Voglio solo giocare, però se almeno posso vedere la partita vuol dire che in qualche modo il mister mi farà giocare. Caloroso saluto a tutti voi, siamo in attesa del calcio d'inizio, ancora un po' di pazienza e si comincia. Oggi si affrontano Torino e Udinese. Sono Fabio Caressa e con me c'è Luca Marchegiani. Tutto pronto, stiamo per raccontarvi questa sfida. Mamma mia che primo tempo. Adesso tocca a Erbello nostro. Fagli vedere come si gioca a pallone. Oddio mo si segna. E lo sapevo cazzo. Quando fai mezza azione buona finisci sempre a pecora. Tanto ormai è inutile. Oddio, capa, 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 botta. Nooo, e che cazzo, e che hanno in porta questi? Più bug di FIFA, maledetta la mia parte intollerante. Anche questa partita ragazzi se non l'avessimo giocata sarebbe stato meglio, almeno me ne sarei stato a grattarmi le palle sul divano invece di impegnarmi, tanto è così, rubano sia a pesche a FIFA.
Siamo dodicesimi, e che cazzo, adesso salto tutte le partite tanto è inutile. Ultimo giorno di mercato, beato chi si trasferisce. Io costo poco, valgo zero e non sono un calciatore ma un cazzaro, è chiaro? Sono felice nella fece dovrei piangere ed invece. Noi ci vediamo al prossimo episodio, state connessi merdoni e lasciate un like se no vi porto a casa mia e vi faccio scrivere col pisello tutta la voce fuori campo in meno di 10 minuti, capito? Ciao a tutti da Caparezza che viene dalla Monnezza.